Ciao ragazze, questo video a grande richiesta, come eliminare le macchie della pelle. Siete in tantissime ormai a scrivermi e vi ringrazio tanto, in tante a seguire il mio blog, ma veniamo subito a quale è la soluzione migliore. Prima cosa, saperle riconoscere, cioè se io non so che tipo di macchia è la mia, diventa molto difficile trovare e scegliere il rimedio adeguato. Quindi facciamo delle macro distinzioni. Le macchie possono essere piccole e circoscritte oppure estese e diffuse. Inoltre possono essere superficiali o profonde, però ecco, cerco di darvi due dritte in modo che possiate anche da sole fare un'analisi di quello che è il vostro problema. Piccole circoscritte, come dice la parola, sono piccoline, tipo sembrano delle lentiggini grandi che possono essere più marroncine e sono più legate all'invecchiamento, oppure un pochino più scure, che sono invece legate alla fotoesposizione, cioè ai danni fatti dal sole. Mentre quelle estese, il classico melasma, il tanto temuto melasma, che si trova diffuso di solito sembrano due ali di farfalla sulle guance, sullo zigomo, a volte su tutta la zona dei baffetti, a volte su tutta la zona della fronte, e quello è proprio il melasma. Solitamente il melasma può avere un'ulteriore distinzione, può essere superficiale o profondo. Anche lì, come fate a riconoscerlo? Di solito quando il melasma è profondo, quindi dermico, basta una semplice fonte di calore per accentuarlo. Non so se vi è mai capitato, montate in macchina e senza avere dei raggi solari che toccano la vostra pelle, scendete di macchina e le vostre macchie sembra che si siano accese. Ecco, in quel caso è un melasma dermico. Cosa vi dice sapere, in cosa vi aiuta a sapere se è superficiale o profondo? Vi aiuta nel settare le vostre aspettative, perché se un melasma è dermico, sapete già in partenza che il percorso che dovrete fare è abbastanza lungo, quindi non arrendetevi se dopo 5, 6 mesi, 8 mesi ancora non avete i risultati sperati, perché solo con la perseveranza si risolve un melasma dermico. Ah, un'altra piccola cosa che mi piace aggiungere anche per farvi capire perché il melasma dermico solo con il calore si accende. Perché quando il melasma è profondo, la melanina si dispone intorno ai vasi capillari. Quindi quando tutto ciò che provoca vasodilatazione, quindi questi vasi capillari, si allargano, questa melanina viene stimolata, viene sollecitata. C'è da dire anche che però finito il calore, quindi finita l'estate, solitamente ritorna tutta alla normalità, certo se avete una pelle funzionale. Ma andiamo avanti. Vediamo ora come trattare prima le macchie piccole circoscritte. Sono quattro semplici step, ma fondamentali, che vi aiuteranno a risolvere il problema. Il primo step è migliorare la capacità della pelle di difendersi dal sole, quindi avere una pelle funzionale. Di questo parlerò dopo, perché ovviamente avere la pelle funzionale serve per tutti i tipi di macchia, quindi lo dico, lo approfondisco tutto insieme. Poi trattare invece la macchia circoscritta da un dermatologo, perché io quando a volte ho parlato del laser che non è risolutivo, io sono contraria all'intervento medico o all'intervento del dermatologo, del laser. Sono contraria al fatto che viene usato questo laser per tutti e per tutti i tipi di problematiche. Nel caso della macchia circoscritta è fondamentale il trattamento con il laser o con la crioterapia, perché in quell'occasione il medico interviene solo laddove c'è il piccolo deposito. E siccome solitamente questo tipo di macchie sono provocate da o invecchiamento o da sole, ecco che una volta risolte non hanno all'interno una compromissione degli strati profondi come nel caso del melasma. Quindi è come toglierla e poi passiamo a quello che è il terzo step. Quindi riepilogando, primo step, avere una pelle funzionale, capace di difendersi dal sole. Secondo step, un intervento del dermatologo che deciderà poi qual è la soluzione più appropriata per rimuovere in modo localizzato. Terzo step, che è fondamentale, altrimenti queste macchie torneranno e a volte più di prima, riprendere immediatamente la normalizzazione in modo da garantirsi una efficace protezione naturale nei confronti dei raggi solari. E infine la quarta, cioè come non farle tornare. A tale proposito ho fatto un video, un blog dedicato, che trovate il link qui sotto in descrizione, dove spiego cosa si deve fare per avere una pelle molto molto forte quando si è al sole. Quindi come fare per non farle tornare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e se vi è piaciuto,
mettete un bel mi piace.